Ci troviamo con il consigliere regionale Piero Petrassi del Centro Democratico, quello che fa capo a Tabacci, presidente della commissione Affari Comunitari, Internazionali e Tutela dei Consumatori. Una grande commissione, soprattutto Affari Comunitari, visto che i fondi per le regioni europee arrivano proprio da là. Sì, è un grande, in questo momento particolare che stiamo vivendo, ed è quello che molti fondi comunitari non vengono utilizzati, quindi creano... Per incapacità dei nostri dirigenti? Ma guardi, è un discorso molto lungo. Vabbè, però cerchiamo di capirlo. No, difficile da affrontare in una intervista così di pochi minuti. C'è una serie di concomitanze, una che l'Europa ha una struttura amministrativa molto diversa dalla nostra, dall'Italia, e quindi i progetti che si debbono presentare debbono stare dentro degli schemi che per noi sono un po' rigidi, un po' difficili. Per noi molto, non difficili, ma rigidi per il nostro comportamento, per il nostro sistema abituale dei nostri bandi e delle nostre. Molti anche perché c'è un discorso molto serio, è quello della compartecipazione. In questo momento di crisi profonda delle imprese, delle piccole e medie imprese, quindi compartecipazione significa che l'azienda o l'impresa deve avere dei fondi propri da poter immettere nel progetto, e che vanno ad incidere sulla effettiva partecipazione a quel progetto, perché se non si ha la compartecipazione il progetto non decolla. Senta Petrassi, la Spagna tanti anni fa ha creato dei gruppi di dirigenti che l'hanno mandati a studiare a Bruxelles per 2 o 3 anni, li ha formati, e mi sembra che la Spagna è tra le nazioni europee quelle che spende circa il 95% dei fondi. In Italia costruirete questi dirigenti? Proprio ieri abbiamo avuto una commissione, che potete verificare anche dagli atti sul sito del Consiglio, abbiamo avuto una commissione in un'audizione con il segretario generale nostro, del dottor Tardiola, con le diciamo che riguarda il legislativo e tutta la struttura della segreteria, e abbiamo affrontato anche questo problema e stiamo lavorando. Uno dei punti della giunta Zingaretti è proprio questo, quello di creare delle figure che siano all'altezza e che siano preparate a un linguaggio e ad una struttura europea, dove vede l'Italia, per quanto riguarda noi la regione Lazio, all'altezza delle situazioni che troveremo poi nell'Unione Europea. Ci stiamo lavorando, è un percorso lungo e difficile perché si tratta di formare persone, dirigenti, formare anche un linguaggio che non è proprio nostro, quindi dovremmo entrare in questa situazione. Ce la stiamo mettendo tutta, è un percorso duro, difficile, perché si tratta di rimodellare uomini, si tratta di rimodellare strutture, ma credo che noi stiamo già avendo grandi successi. Lo dimostra il fatto che già questa giunta ha preso proprio, come si dice, di petto il problema dell'Unione Europea, perché abbiamo trovato molti fondi non spesi, si sta cercando di ricognire tutti questi fondi e questi progetti che erano in itinere, e stanno uscendo alcuni bandi sull'innovazione, li avete visti insomma sulla stampa, e la prima cosa che è stata fatta è stata proprio questa, creare una cabina di regia per i fondi europei, perché fino a ieri tra i vari assessorati non ci si parlava, quindi un assessorato non sapeva quello che faceva l'altro. Invece la cabina di regia affidata alla nostra grandissima assessore Sartore, l'assessore al bilancio Alessandra, e che dovrà coordinare tutto quello che riguarda i fondi europei. E questo credo che sia un passo già molto importante proprio rispetto a quello che diceva lei. La regione avrà un linguaggio unico, che all'interno di questo linguaggio poi la regione saprà come strutturarsi per rispondere ai cittadini. E allora buon lavoro. Grazie a voi, grazie.